ringrazio la mia casa discografica, la Sound Music. Ringrazio tutti le miliardi di persone che lavorano dietro a questo palco, ma che non si vedono, li chiamo gli invisibili, ma sono proprio importanti qui dietro. Ringrazio le mie canzoncine da su, che sono il fondo di sala, Alberto Buterini, che mi permette di sentire tutte le similitudini che dico. Ringrazio il geniaccio di Mano e la sua crew per aver costruito tutto questo meraviglioso. Però ringrazio la mia nuova manager e tutto il mio team nuovo, da Marta Donato in poi, la Vincesto, tutte le persone che lavorano per me e con me. In the last but not the least, qui abbiamo un fio di musicisti nuovi. Ti sei carico? Sei carico? Cominciamo da capo. Moog, tastiere, programmazione, suoni sintetici, finti, il mixer, il coso e tutte, trick e ballacca. Giorno Ballarini! Guarda, sempre per fare questi prima, non so, non me li fai suonare questi. E per me era risuonato. Qui all'organo, altri tastierismi, pianofortismi e... No, anche i cori. Devo dire, è bella. Andrea Poglione! Sono diversi scritti, coloro che da 6 anni più o meno, ma che 10? No. Oh. Quanti anni mi dai? C'è la stessa età tua, 88, va? Coloro che non mi hanno mai abbandonato per 6 anni, e vi ringrazio per questo. Giovanni Pagliotti al basso. Là, andate là. Sempre terzo, si cresce, no? Di tonalità, bello. Cantate di semitono in semitono. Davide Solazzi alla batteria. E diciamo, colui che ha un ruolo molto importante per questo spettacolo, e non solo, perché lo avrete visto, perché lui è tipo Highlander, dura in eterno, l'avete visto da 32? Tanto, no. Però non si invecchia mai, è il nostro, vabbè, chitarrista e direttore musicale, artistico, diciamo, Luca Colombo.
Grazie.